mediazione di Angela Merkel è stata decisiva e dopo mesi di tira e molla legati ai veti di Polonia e Ungheria si è arrivati a uno storico accordo sugli aiuti europei ai paesi colpiti dalla pandemia. Ora è il momento di correre e di rimettere in moto l'economia del vecchio continente. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato che i 27 hanno raggiunto l'accordo sul bilancio UE 21-27 e di conseguenza sugli ultimi passi per adottare Next Generation UE. Ciò permetterà il via libera all'aumento del massimale delle risorse proprie dell'Unione che costituiscono la garanzia per l'emissione obbligazionaria di 750 miliardi di euro per sovvenzioni e prestiti anticrisi agli Stati. L'Italia sarà il paese che ne beneficerà maggiormente con 209 miliardi. Il Consiglio europeo ha quindi adottato le conclusioni sul quadro finanziario pluriennale e sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, sbloccando i veti ungherese e polacco che interessavano anche il pacchetto Recovery Fund e Next Generation UE. Soddisfazione è stata espressa da tutti i leader europei. L'Europa va avanti, ha commentato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Premier Giuseppe Conte su Twitter ha scritto: è stato raggiunto in Consiglio europeo un accordo definitivo su Next Generation UE. Ora avanti tutta con la fase attuativa. Dobbiamo solo correre.